Buongiorno a tutti, abbiamo visto, abbiamo concluso la pericope precedente con il congedo del nipote di Paolo, il giovinetto, e con la raccomandazione del tribuno di non dire niente a nessuno. E oggi vediamo come procede il racconto. Ecco, e, e leggiamo i primi, i primi due versetti, chiamati poi due dei centurioni. Disse: Preparate 200 soldati perché vadano a Cesare insieme con 70 cavalieri e 200 lancieri, fin dalla terza ora della notte. Siano pronte anche delle cavalcature, e fatevi montare Paolo perché sia condotto sano e salvo presso il governatore felice. Allora da eh, Claudio Lisia, sappiamo anche il nome del tribuno, dà ordine a questi centurioni e si prepara una, una scorta imponente. Erano 40 eh, i cospiratori, quelli che hanno fatto il voto e qui ci sono 200 soldati poi 70 cavalieri perfino la cavalleria quindi è uno dispiegamento enorme di forze per custodire paolo che come sappiamo era un cittadino romano il tribuno poi c'aveva anche una come abbiamo visto una sulla coscienza quell'errore quando tentava di voleva far flagellare Paolo per stogli una confessione e non poteva con un cittadino romano, e quindi correva anche il rischio di essere denunciato da Paolo. È chiaro che Paolo non lo fa, si rimette alla provvidenza. 200 Lanceri. 200 soldati e 70 ca cavalieri, ecco se facciamo la somma, sono eh, eh, 470 una corte erano 600 uomini, eh, ecco, appunto, l'ho già detto, ecco con uno, uno spiegamento di forze enorme. E, questi devono accompagnare, scortare Paolo eh, fino a Cesarea dove c'era eh, il, il governatore felice, dove aveva la dimora. E poi c'è un'altra precauzione che il tribuno prende, oltre allo spiegamento di forze, fin dalla terza ora della notte. Poi sappiamo più, più, più sotto che appunto fanno il viaggio di, di, il viaggio di notte. E comunque adesso non trovo il versetto, comunque lo vedremo dopo, perché qui c'è una... le versioni traducono in modo diverso, la terza ora della notte era proprio... In, a metà della notte, dopo mezzanotte sicuramente, quindi c'è anche questa precauzione in più, ecco, col buio ecco, era più difficile ordire un agguato. E poi ci sono le cavalcature per Paolo e poi l'ultima cosa di, è che il tribuno dice perché si è condotto sano e salvo. E quindi c'è, appunto, Paolo, ecco, in questo momento certamente ricorda le, le parole del Signore, che gli aveva detto, quando gli, gli compare, che, eh, avrebbe, che non sarebbe morto a Gerusalemme. E quindi eh, prende un po', un po' di respiro Paolo, probabilmente, però poi vedremo che ci sono degli altri problemi. Leggiamo dal 20, 25 al 30, ecco, il tribuno scrisse una lettera del seguente tenore: Claudio Lisa all'eccellentissimo governatore Felice Salute. Quest'uomo è stato preso dai giudei e stava per essere ucciso da loro. Sopraggiunto con la truppa l'ho liberato, avendo appreso che è romano. Volendo poi conoscere il motivo per cui lo accusavano, lo condussi, giù davanti, lo condussi giù davanti al loro sinedrio. Ho trovato che lo si accusava per questioni relative alla loro legge, ma che non aveva a suo carico alcuna imputazione degna di morte o di detenzione. Ma essendo stato informato che vi era un complotto contro l'uomo, ho mandato immediatamente te ordinando anche agli accusatori di dire davanti a te quello che hanno contro di lui. Ecco, beh, il racconto è un, è un riassunto di quello che il tribuno aveva fatto, di tutte le sue precauzioni. Ecco, eh, chi ha fatto il militare ecco, eh, conosce eh, queste, eh, questi dispacci militari ecco, tipici, si, da, da alcuni dettagli anche della scelta, dei termini, ecco ci sono delle, delle parole che, che, sono proprio, che provengono dal mondo sia forense, alcuni dicono, ma anche militare. E cosa ricorda nella lettera? Quello che aveva fatto è, è un racconto per brevi, per brevi capi dell'accaduto. Paolo viene salvato dal linciaggio, stava per essere ucciso, dice. Poi il tribuno ehm, si accerta che fosse cittadino romano, l'abbiamo già detto, allora c'erano state delle infrazioni e, con, e il cittadino romano di, doveva essere giudicato dal, dal diritto ehm, romano. Ecco eh. poi c'è un'indagine sul, sul motivo dell'accusa. E quindi ci ricordiamo la scena che va a finire con i sadducei e i farisei che, che litigano. Quindi il tribuno capisce che erano fatti ehm, che lui non conosceva, che riguardavano appunto la loro religione. Ecco. E, e poi c'è il confronto. Col sinedrio, il tribuno, come sappiamo, aveva condotto Paolo davanti al sinedrio per sentire anche gli altri, cosa, qual era l'accusa. Il tribuno capisce appunto solo che c'erano questioni eh, molto sottili eh, che riguardavano la loro legge. È tipico degli ebrei ecco, che quando discutono, eh, <ride> tagliano in quattro il, cape il capello, ecco, hanno questa acribia, questa, eh, questo modo di, di affrontare i problemi in modo estrem estremamente rigoroso, anche molte volte troppo rigoroso, soprattutto su, sui problemi eh, della, della retta dottrina. Eh, ricordiamo ad esempio tutti... Tutte le dispute dei farisei e degli scrivi contro Gesù su tanti temi, su tantissimi temi. Ecco, poi il tribuno, dopo il confronto col Sinedrio, appunto capisce che era un problema su cui lui non poteva entrare, quindi si ferma lì, non dice niente di più. Non trova un. Nessun capo d'accusa per la morte e nemmeno per la detenzione, dice così. Poi viene informato e ecco, non parla del, del nipote di Paolo, però dice che è stato informato e, e si, si viene a sapere appunto che c'è un, un complotto. Ecco qui, dice contro. Alcuni traduc trad traducono contro quest'uomo, invece contro l'uomo, tipico dei dispacci eh, militari. Ecco. Eh, lo si vede per quello che lo possiamo vedere. Ecco. E, e quindi scoperto il complotto, eh, eh, il tribuno si affida al governatore a questo punto è una cosa molto seria c'è un cittadino romano innocente che è minacciato di morte e quindi invece che dirimere la causa lui la, la demanda al governatore felice e poi gli dice anche che aveva detto al Sinedrio di presentare, di presentare le loro accuse davanti a Felice. Ecco. E vedremo poi successivamente cosa succede. Eh, quindi ci sarà un confronto tra, tra Paolo e il Sinedrio rimandato eh, che viene questa volta eh, fatto davanti al governatore. Leggiamo l'ultimo passaggio. I soldati dunque, secondo gli ordini ricevuti, presero Paolo e lo condussero di notte ad Antipatride. Il giorno dopo, lasciando ai cavalieri di proseguire insieme a lui, ritornarono alla fortezza. Questi, entrati a Cesarea e consegnata la, la lettera al governatore, presentarono Paolo davanti a lui. Dopo aver letto la lettera, domandò a Paolo di quale provincia fosse e... Avendo appreso che era della cilicia, disse ti ascolterò quando saranno qui anche i tuoi accusatori e diede ordine di custodirlo nel pettorio di Erode. Come, come abbiamo visto sopra, eh, il viaggio avviene di notte, ecco, quindi credo che abbiamo tradotto bene, anche se ci sono delle versioni eh, discordanti, lo condussero di notte ecco, ad Antipratride. Eh, Antripatride è una città eh, che rimaneva sulla strada tra Gerusalemme e Cesarea. E, e poi eh, c'è una precauzione ecco, eh, del tribuno di accompagnarlo fino lì con tutta questa scorta imponente, poi il, il pericolo è minore nella seconda parte del viaggio da Antipatride fino a Cesarea e quindi eh, lascia andare avanti solo i cavalieri, che erano 70 e, e bastavano quelli. Gli altri... E ritornano alla fortezza ecco. da Antipatride a Cesarea appunto con questi 70 cavalieri poi c'è l'arrivo ad Antipatride, ah, scusate a Cesarea, c'è la consegna della lettera del, del tribuno al governatore e la presentazione di Paolo a Felice ecco il governatore poi legge la lettera e a Paolo non chiede nient'altro se non di quale provincia romana fosse. E poi apprende che veniva dalla Cilicia, però eh, si, eh, gli interessa solo sapere praticamente a Felice, eh, che lo conosceremo un po' dopo, solo. Eh, la cittadinanza romana da, que, da quale prov provincia proveniva proveniva però è strano che Felice eh, non chieda niente di più a Paolo e, e quindi rimanda al, al confronto tra Paolo e i suoi accusatori che avverrà poco dopo ecco, questo... Probabilmente che sia una, una prassi giuridica eh, dettata da, 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 dal diritto romano, e, però ad esempio il tribuno aveva ascoltato Paolo prima, poi ha fatto il confronto, ecco, quindi c'è un atteggiamento come sembra mi, di questo governatore molto accademico, diciamo. Ecco. E gli, gli dice ti ascolterò quando saranno qui, qui anche i tuoi accusatori cioè eh, vuole vedere il confronto per saperne di più però eh, eh, il tribuno aveva fatto benissimo come vedremo poi con Felice eh, ci sono alcuni problemi eh, però diede l'ordine di custodirlo nel pretorio di Erode cioè in questo caso la, la prigionia e la, se si può dire così, la custodia, come dice il testo, è anche questa una precauzione. E quindi anche Felice custodisce attentamente la vita di Paolo. Però poi vedremo al, al, al capitolo 24, al versetto 26, che Felice eh, cercava di avere dei soldi da Paolo. Quindi era un uomo corrotto. E poi adesso negli spunti approfondiremo un po' questo, questo tema. Ecco, proviamo a rivedere per punti un po' il racconto, però da un altro punto di vista. Ad esempio, quello di Paolo, che si trova in questa situazione, dal punto di vista della provvidenza. Abbiamo parlato l'altra volta e questo può servire anche a noi. Sappiamo che Gesù aveva confortato Paolo e appunto gli aveva detto che sarebbe arrivato fino a Roma, perché là doveva, doveva predicare anche là, come sappiamo, seppure in catene. Questo lo troviamo, uh, questa apparizione raccontata al, cap al capitolo 23, al versetto 11. È il Signore stesso che gli viene accanto, quindi non è una visione, ma è un'apparizione concreta della presenza fisica del Signore. E quindi. Paolo è rassicurato, ha una parola, eh, e Paolo sa benissimo che le parole del Signore andranno a effetto, andranno a effetto sicuramente, però eh, in questa prospettiva provvidenziale, perché poi adesso, come vedremo, come spiegherò dopo, eh, Paolo è in mano ai pagani. Ecco. Quindi, per un certo senso, persone inaffidabili. Lo spiegherò dopo il perché. Però abbiamo visto che le cose vanno bene. Claudio Lisi, al tribuno, si, pre si preoccupa della incolumità di Paolo, appunto perché aveva saputo che era un cittadino romano e aveva co contravvenuto alla prassi del diritto. E ci dice il testo, se vi ricordate, al capitolo 22, versetto 29, che aveva paura, perché l'aveva fatta grossa. Eh, aveva già messo alla colonna o in terra, non si sa, però pronto per flagellarlo e tramite tortura voleva sapere, voleva estorcere una, una confessione forzata praticamente. Con un cittadino romano non si poteva fare e quindi vedete che forse era anche onesto, però questa paura ecco, va a giovamento di Paolo. Ecco, guardiamolo dal punto di vista provvidenziale: anche quell'errore lì del tribuno poi fa sì che il tribuno manda appunto 470 uomini armati, 70 cavalieri, e 200 lancieri, l'abbiamo visto prima. Che è quasi una corte intera, è tantissimo. Però vedete come agisce la, la, la provvidenza anche attraverso degli errori che vengono poi a vantaggio di Paolo. E questo serve anche a noi, perché come si dice sempre, le vie di Dio sono infinite, sono impersprocutabili. C'è una. Una sapienza profonda ecco, che guida tutti i nostri, i nostri passi. Poi anche noi come Paolo eh, non abbiamo visto il Signore, però il Signore ci ha detto ecco, io sono con voi fino alla fine del mondo. Quindi siamo, beh, certo per fede, se abbiamo fede, siamo, eh, siamo rassicurati anche noi e quindi anche noi dobbiamo vedere questi dettagli quando siamo in una situazione non dico pericolosa, però è un po' difficile, dove ci, ci si è richiesta una certa fede, ecco, eh, l'attenzione appunto anche alle cose piccole oppure anche a, a, alle cose che sembrano andare contro, eh, contro il, nostro, la nostro, il nostro vantaggio, ma non il nostro, quello eh, rispetto al Signore, dico. Il tribuno poi racconta tutto a Felice per lettera e fa una bella figura nel resoconto, eh, però è, è mosso da paura, come sappiamo, eh, dalla possibilità di una denuncia di Paolo, la flagellazione. Ecco, Felice invece sappiamo, io l'ho accennato adesso perché poi capiamo un po' di più il testo, secondo me, eh, anch'io me lo sono andato a leggere, cerco di guardare sempre un po' prima e un po' dopo il racconto. Eh, eh, Felice era un corrotto, eh, lo vedremo al capitolo 24, al versetto 26. E, e qui capiamo, secondo me, molto bene quell'annuncio della passione che Gesù fa ai suoi discepoli nei Vangeli, quando dice figlio dell'uomo sarà consegnato ai pagani. Lo troviamo in tutti i sinottici questi annunci della passione. Qui è Luca 18.32, ma ce ne sono tanti altri. Perché dice ai pagani? Perché per un ebreo è andare in mano... A a una giurisdizione pagana era una grande perdita, ci fidavano molto di più del sinedrio, che no, 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 il sinedrio non è una, un, un organismo negativo, funzionava bene. E poi, però, l'uomo, a causa dell'uomo, anche nei Vangeli, anche qui vediamo che. Eh, anche il sistema non regge quando c'è l'odio furioso e la corruzione e questo lo vediamo anche nella storia nostra, nella cronaca, nei fatti giudiziari che ci raccontano i giornali. Il problema è sempre l'uomo e lo vedremo alla fine. Però il pagano era diverso dal giudeo. Per questo il Signore dice così, non era la stessa cosa, perché si presumeva che un giudeo genuino avesse il senso di Dio. Ecco, L'idolatra non aveva il senso del peccato, invece il giudeo avrebbe dovuto averlo, perché la Bibbia parla molto chiaro. E poi un senso di giustizia, il popolo di Dio ce l'aveva, i profeti hanno formato ecco, alla giustizia Mosè, tutto il popolo, ecco, questa era stata la pedagogia di Dio. E poi i pagani non avevano neanche l'idea della verità. Ricordiamo le parole di Pilato, quando risponde a Gesù, il Signore dice, io sono, sono, venuto, a te, sono venuto a testimoniare la verità. E Pilato dice cos'è la verità. Cioè non avevano neanche il barlume. Quello che contava era solo il, il, il vantaggio personale. Infatti sappiamo che Pilato poi pur sapendo che Gesù era innocente, lo fa condannare per non avere delle grane eh, dai sommi sacerdoti e per quietare eh, la moltitudine. E, e quindi capiamo benissimo perché il Signore dice sarà consegnato ai pagani per questo motivo. Ecco, e, e essere in mano al pagano era molto più pericoloso come ho detto sopra. Però Luca, ecco, in questi racconti che ci dice dei fatti storici eh, ci tramanda un quadro della situazione drammatico. Perché perché questa distinzione di fatto tra i pagani e i giudei eh, non c'è Luca, secondo me, vuole dire questo anche a tutte le altre cose. E Paolo Paradossalmente, e questo si può dire seguendo il testo in modo sicuro: Paolo è più, è più custodito, è più, più sicuro con i pagani che non con i giudei che lo volevano linciare e che urlavano, toglielo dal mondo, dicevano addirittura, senza neanche ascoltarlo. Ecco, vedete che allora qua il diritto romano fa una figura migliore. Perché dico che è drammatico? Perché <ride> il quadro è un quadro che non presenta nessuna differenza, non dico dal popolo di Israele i pagani, però da questi, da questi religiosi. E, e, e i pagani, qui sono i religiosi che spingono per il complotto per tutto, il complotto era stato ordito col consenso dei sommi sacerdoti, come con Gesù. Ecco, allora capite tutte le, le differenze che i giudei pensavano di avere a motivo dell'elezione. Ecco perché erano i depositari delle promesse, avevano la conoscenza di Dio mentre il paganesimo era nella tenebra e nell'ombra di morte, però a, a livello morale, diciamo di etica, eh, non c'è nessuna differenza. Anzi, eh, non, non dico tutto il popolo, però questa orda di giudei inferociti, certo, è molto peggio. E qual è allora il problema? Il problema è quello che ha affrontato il Signore con i suoi consanguini, i suoi fratelli, i suoi fratelli religiosi, perché gli scrivi, i farisei erano, erano i religiosi del tempo. E il grande problema che ha affrontato Gesù, perché se leggete il Vangelo di Giovanni quando parla della libertà i giudei dicono ma noi siamo sempre stati liberi. E Gesù dice: Chi commette il peccato è schiavo del peccato, gli dice così. E quindi è il grande problema anche per la nostra Chiesa. Eh? Cercherò di spiegarlo. Cioè qui eh, pagani e giudei. Eh, sono immersi tutti nel peccato seppure con modalità un po' differenti, ecco. Allora emerge ancora il grande problema. Io dico dell'umanità: il problema è il peccato, il problema è l'uomo che non. Aderisce al progetto di Dio e quindi non, neanche non usufruisce della via di fuga, della, della prospettiva che ci ha donato il Signore attraverso il suo sacrificio, che è quella di, della remissione dei peccati, e di iniziare dopo la conversione, come dice San Paolo, una nuova vita, una vita da risorti. Vedendo queste cose, a che punto arriviamo, cosa deduciamo? Io penso che l'unica via de, di salvezza per l'individuo e di conseguenza anche per l'umanità è la conversione. Cambiamento della mente, metania si dice in greco, oppure come dice San Pietro, cambiare vita, ecco, vivere in modo diverso, secondo il pensiero di Dio e non secondo il pensiero del, dell'uomo. E poi però eh, anche per noi cristiani, come è successo qui a, a questi giudei avversari di Paolo, e eh, non dico tutti gli altri perché ci tengo a tenere, cioè è una parte di Israele che rifiuta e che si indurisce, forse era la parte maggiore, però è sempre una parte. Però eh, qua il problema è che non esiste il senso del peccato. Lo si vede da quello che fanno gli uni e gli altri. I pagani sono scusati perché non hanno la rivelazione, ma i giudei avevano la, la rivelazione. E questo cambia tutto. Quindi la loro colpa è più grave di questi, eh, di una parte. Ecco. Però questo senso del peccato io... Non sono sacerdote, cioè presbitero, è meglio dire presbitero, ma eh, sento tanti sacerdoti che raccontano un po' e alcuni sono molto preoccupati perché dicono che anche il popolo cristiano non ha più il senso del peccato. E perciò eh, se non c'è un po' di timor di Dio all'inizio, almeno come dice la scrittura in tanti luoghi, inizium sapienzie, timor domini, il principio della sapienza è il timore del Signore, si inizia così. Oggi è sparito tutto anche tra tantissimi cristiani, io sento dei racconti dalle parrocchie, poi non so come vadano le congregazioni in movimenti, so poco, so anche di quelli, però il fatto che dei preti diocesani che si sono consultati tra di loro su questo tema e ci trasmettono queste notizie, certo non sono notizie positive, sono angoscianti, perché se non c'è il senso del peccato non c'è neanche la nozione di salvezza come ce l'ha donata il Nuovo Testamento. La salvezza di Gesù la, la, la remissione dei peccati la soluzione che ci ha dato in relazione proprio al peccato grazie come sappiamo al suo sacrificio questo questo lo dice anche il cantico di Zaccaria per dare la conoscenza al suo popolo della adesso non me lo ricordo eh, della, della remissione dei peccati, praticamente dice così. Allora, per attualizzare, concludo, c'è eh, in tutta la storia dell'umanità, <ride> si inizia dalla notte dei tempi, quando Dio dice a Caino, il peccato è accovacciato alla tua porta, ma tu dominalo. E poi iniziano inizia Mosè. E poi i profeti, sempre con quel richiamo. Eh, ritornate, su in ebraico. E poi c'è. Gesù e Giovanni Battista avevano lo stesso cherigma. Giovanni Battista dice: Convertitevi, e Gesù dice: Convertitevi e credete al Vangelo, così anche gli Apostoli, poi in tutta la storia della Chiesa, e poi tante. Apparizioni della Madonna. Ad esempio, Fatima c'era un invito espresso a tutta l'umanità di conversione e c'è anche oggi. E io credo che questo ci fa capire molte cose. Detto tutto, il grande problema del mondo: di tutti i problemi del mondo, anche la. <ride> Il pericolo vabbè, di guerra mondiale, come dicono tanti, vedendo questa corsa agli armamenti, ma anche la distruzione del pianeta, eh, tutto deriva dal peccato dell'uomo e, e, e dall'uomo che non vuole eh, cambiare vita, diciamo così. Qui è il grande, il grande problema. Allora di, di che cosa c'è bisogno? C'è bisogno della parola di Dio perché la parola di Dio ci toglie, come dice Isaia, dalle tenebre e dall'ombra della morte, se l'ascoltiamo eh, ci consola, però anche ci, ci corregge e ci rimprovera e ci forma ad avere appunto eh, il senso del peccato e quindi avendo il senso del peccato ad usufruire della... Della via d'uscita da questa gabbia che è la, la remissione dei peccati, il sacramento della riconciliazione, ecco, eh, che oggi, è, dicono tantissimi, anche non solo i sacerdoti, ma anche dei papi che sempre, sempre meno ne usufruiscono. Passa bene a tutti e buona giornata. thank you